Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Elysion. Io sono lo sconosciuto e ben ritornati con noi. Oggi siamo qua con una nuova recensione, un nuovo video dove ancora per una volta mi trovo a dire che tratteremo l'ambito Oscar, ovvero sto recensendo tutti i film che sono candidati principalmente alla cerimonia e questa pellicola di oggi ne fa parte. So che in questi giorni stanno uscendo tanti video e tutti l'inizio così, però è questo il periodo. In Italia li fanno uscire tutti in concomitanza con la cerimonia e giustamente io cerco di recuperarli. Ma ancora una volta, durante questo periodo recensioni Oscar, mi trovo a parlare di un film con un cast quasi del tutto composto da attori afroamericani o comunque attori di colore. Una cosa ricorrente in questa cerimonia degli Oscar, che come ho già detto negli scorsi video ha suscitato molte polemiche, ma che finora, almeno a mio parere, non ha dato nessun problema, anzi tutti film li ho trovati interessanti. Andiamo oggi a vedere appunto questa pellicola, come si è comportata, soprattutto perché è diretta da Denzel Washington e anche interpretata da lui stesso. La cosa più curiosa è che questo attore barra regista è stato candidato come miglior attore protagonista e devo ammettere che la sua interpretazione è stata davvero strabiliante. Io, come ho già detto nel video di Manchester by the Sea, darei sempre e comunque l'Oscar a Casey Affleck, perché ha avuto comunque un ruolo molto difficile e particolare. Secondo metterei appunto Denzel Washington e Ryan Gosling, per quanto La La Land l'ho adorato, comunque secondo me ha avuto un ruolo un po' più semplice rispetto a quello che hanno dovuto interpretare questi due attori. Sarei ovviamente contento in tutti i casi e non mi stupirei se Denzel Washington lo vincesse. Nulla da ridire. Il film certo mi ha convinto, ma non deve secondo me vincere come miglior film. Mi sembra che sia candidato. Ma un'altra candidatura che mi interessa tantissimo è quella dell'attrice Viola Davis, che in questo film è stata strabiliante. Secondo me se lo merita assolutamente. Se lo dessero a delle altre attrici che comunque ho visto in tutti i film, non sarei d'accordo, sono sincero. Secondo me non sono nemmeno paragonabili alla performance che ha dato in questo film, di cui dopo vi parlerò. Ho fatto un'introduzione incredibile, non perdiamoci in chiacchiere e facciamo partire la sigla. Oggi parliamo di un film per la regia di Denzel Washington, appunto, e sto parlando di Fences, Barriere. Fences è il titolo in inglese, Barriere in italiano. Perché barriere? Perché in questo film si discute molto sulle barriere, che possono dividerti da un qualcosa verso l'esterno, ma anche circondarti per farti stare verso l'interno. Possono chiuderti e opprimerti, ma anche proteggere il tuo nido. E se sei al di fuori, possono anche escluderti o proteggere da quello che c'è dentro. Non vi sto a dire come questa analogia della barriera c'entri all'interno del film, lo vedrete voi, perché sennò sarebbe altamente spoiler e vi rovinerei una sorpresa, ma posso dire che come concetto mi è piaciuto molto e aleggia sempre su tutto il film. So che mi dilungherò tanto su questo film perché mi sono scritto due righe e sono venute tante righe, ma voglio dire tutto perché ci tengo. Tutta la pellicola si basa su un impianto narrativo molto simile al teatro, proprio perché è basato su un'opera teatrale, un'ambientazione fissa e una narrazione incentrata sul dialogo. La forza di questo film sono i personaggi e la loro storia passata e poi la loro storia presente, che comunque è legata a quella passata. Il film, sì, secondo me ci vuole fare riflettere, ovviamente ci vuol fare dare anche degli insegnamenti, ma sono molto liberamente interpretabili, o meglio, lui ci pone una storia davanti agli occhi e noi possiamo scogliere degli spunti per pensare, per imparare un qualcosa in svariatissimi modi. Ognuno capirà il suo all'interno di questo film, ma lo scopo della pellicola è anche quello di raccontare una storia di vita, comunque, senza avere un vero e proprio scopo, perché lo scopo lo dobbiamo trovare noi. Dirvi qualcosa sulla trama significherebbe rovinarvi non tanto la sorpresa, ma il gusto di godersela, quindi cercherò di limitarmi, senza ovviamente fare spoiler. Parla di una famiglia di afroamericani che dal punto di vista economico
stavano nel mezzo, non stavano né troppo male né troppo bene, grazie appunto al padre che lavorava. Il nome della famiglia è i Maxon. La storia della famiglia è molto particolare e piena di problemi del passato per ogni membro della famiglia e piena di problemi nel presente, perché all'inizio ci viene presentata come una famiglia non felice, ma comunque che stava su, si reggeva in piedi, ma poi fin da subito si capisce che proprio non è così e viene il tutto smontato piano piano, creando una narrazione dal punto di vista, diciamo, sentimentale non bella e non rosea, con situazioni parecchio complicate anche. Ci sarà un graduale ribaltare proprio da famiglia felice a famiglia complicata durante tutto il film, e ci sarà un momento che più o meno sarà a metà, che divide il film in due parti, che proprio farà cambiare anche un po' il tono del film e il punto in cui vuole arrivare il film. Una cosa che proprio non vi aspetterete, nonostante comunque i personaggi non siano positivi. Questo cambiamento aumenterà anche molto la pesantezza del film, che secondo me si fa sentire tantissimo. Riguardo questo aspetto posso dire che secondo me è uno dei difetti della pellicola. In certi momenti risulta un po' pesante, un po' lunga, però è anche poi un lato positivo. Io vi consiglio di vederla, ma non vederla in modo così. Va vista molto bene, stando attenti, e non sarà una visione che vi lascerà contenti, non sarà una visione tranquilla, ma bensì tutt'altro. Il film è davvero tanto pesante, va visto in maniera concentrata e con tanta serietà. Non è un film drammatico prettamente, ma devi rimanere concentrato ogni secondo. Questo non vuol dire che sia una cosa negativa, ma non va visto alla leggera. Vi dovete prendere una sera e dite: ora mi impegno a vedere sto film. Sarà uno sforzo, ma comunque verrete ripagati. Si crea un microcosmo all'interno di questa pellicola proprio riguardante la famiglia, ci si sente molto dentro, si sentono tutte le ingiustizie, le cose belle, le cose brutte, tutte le cose ti colpiscono e il film non giudica, lascia a te giudicare i personaggi e i loro comportamenti, semplicemente lui ce li mostra e poi tu trarrai le tue conclusioni. Quindi vado ad analizzare i personaggi senza ovviamente fare spoiler, ma sono sicuro che ciò vi farà capire ancora di più questa pellicola e come l'ho trovata. I due figli del personaggio principale, appunto appartenenti a questa famiglia, posso dire che sono stati interpretati bene, abbastanza, scritti anche bene come personaggi, e il loro rapporto con il padre è il fulcro un po' di tutta questa faccenda, o almeno uno dei due, perché l'altro fulcro è appunto il rapporto tra lui e la moglie. Ovviamente, che dire, il personaggio interpretato da Denzel Washington, ovvero Troy, è il protagonista e quello su cui poi si sviluppa tutto il film. Un uomo che pensa solo al lavoro, al dovere, perché nella sua vita lui ha sempre fatto tante cazzate, invece adesso vuole concentrarsi su quello e costringe i suoi figli a farlo. Un uomo che, certo, pensa al giusto, ma troppo ossessionato e limita il futuro dei figli, non capisce che i tempi cambiano. Dà degli insegnamenti, dei principi che poi neanche anche lui rispetta, e ci fa capire come lavorare e impegnarsi, essere buoni nella pratica, poi non vuol dire per forza essere buoni d'animo dentro. Un uomo che nella vita ha sbagliato e continua a sbagliare, anche se lui dice di no. Parla tantissimo, è un personaggio logorroico e ciò è fatto apposta, dicendo a volte delle cavolate o cose che non pensa veramente, un po' utopiche. Dice di voler bene alla famiglia, ma poi non lo dimostra. Si lamenta della sua vita passata, ma poi fa rivivere le stesse situazioni ai figli. Non vuole che i figli siano come lui in passato e poi si lamenta quando invece poi non lo sono. Però quest'uomo fa anche delle lamentele che non sono soltanto sterili, ma hanno un fondo di verità e sono anche umanamente e psicologicamente comprensibili, solo che lui non è capace di dosarle e portarle e spiegarle agli altri nel giusto modo. È anche un uomo abbastanza rozzo, a volte si dimostra un po' violento e si crede il dio sceso in terra perché porta il pane a casa, anche se lui dice di essere umile. Dice di voler bene ai figli, ma poi non lo dimostra poi così tanto. Un uomo che in certi momenti risulta anche molto ignorante dal punto di vista anche umano. Noi siamo continuamente in bilico a non capire se quest'uomo sia
un bravo uomo o meno. Se voglia bene davvero i suoi familiari o seppure solamente una persona egocentrica e insoddisfatta dalla vita. Un dualismo continuo porterà tante sofferenze alla famiglia, su questo non c'è dubbio. In certi momenti è come se il film ci dicesse: chi siamo noi per giudicare? Un personaggio davvero fastidioso in certi momenti, fatto apposta, come ho già detto, proprio per il suo parlare continuamente, voler sempre avere l'ultima parola, voler sempre vincere nelle discussioni anche quando dovrebbe solo stare zitto perché ha sbagliato. Anche però un uomo che nella vita ha sofferto molto e quindi magari certe sue cose, certi suoi comportamenti sono anche giustificati. E qui Denzel Washington riesce pienamente. Rappresenta il personaggio sia dal punto di vista visivo e corporeo, riesce a esprimere proprio alcune idee, alcune cose che passano nella testa al personaggio solamente attraverso dei gesti. Sembra proprio che ci sia calato al 100%. Ha un suo modo di fare, ha un suo modo di muoversi, e questa cosa deve ammettere che Denzel Washington non è riuscito a farla perfettamente. Ovviamente è importante anche la dialettica, che io sono riuscito a vedere in lingua originale, e per fortuna ho fatto questa scelta perché ho capito proprio la performance che questo attore ha messo in atto. Riesce proprio a darti fastidio quando parla, perché è velocissimo, con un tono a volte quasi falso, continuamente rompiscatole, è arrogante quando invece dovrebbe stare zitto. Denzel Washington, secondo me, anche da Oscar. Un'altra però interpretazione che secondo me rende bello questo film è l'interpretazione di Viola Davis, non so quale sia la pronuncia del nome. Un personaggio importantissimo, secondo me, anche più del protagonista. Rappresenta benissimo la situazione di una donna in quell'epoca, che tra parentesi mi sono dimenticato di dire, non si capisce precisamente, non ho trovato quale essa sia realmente, però l'opera è stata scritta intorno agli anni 80, quindi più o meno in quel periodo lì, o prima, sicuramente dopo la guerra, dopo gli anni 50. Una donna oscurata dal marito. È solo una moglie. All'inizio non sembra così, però poi pian piano si capisce che è questa la situazione. Non perché lei sia debole o altro, ma perché la personalità di suo marito è talmente dirompente e importante che poi lei, per starci accanto, è costretta ad annientarsi e vivere in funzione di lui, cercando di non farlo mai arrabbiare, cercando di evitare che appunto diventi violento e irascibile, mediando continuamente i conflitti con i figli. A un certo punto della storia accadrà una cosa che le farà smettere di essere tutto ciò e avrà una sorta di rivalsa. Una persona da ammirare, perché ama i figli tantissimo, così tanto da mettersi da parte completamente. Ci sono due o tre monologhi suoi da sola oppure in contrasto col marito che ho adorato tantissimo. Tira fuori una grinta, un'energia, una rabbia, e sfoga tutta questa sua rabbia contro il suo avversario, tra virgolette. Quindi l'interpretazione dell'attrice, sia dal punto di vista visivo che del dialogo, mi ha stupito tantissimo. Riesce a tenere testa al marito, anche se lui un coglione cocciuto, ti viene voglia di prenderlo a pugni. Nonostante comunque in certi momenti sembra essere sconfitta davanti a lui, davanti ai nostri occhi invece apparirà sempre forte e vincente, dal punto di vista morale soprattutto. Sul finale questo personaggio tira fuori un discorso che ci farà dubitare molto sulla figura del marito e ci farà capire la sua forza e la sua grinta, di lei, non del marito, la sua importanza e imponenza, nonostante rimanendo comunque umilissima. Ci farà sentire proprio minimi rispetto alla sua figura. Molte volte di fronte al suo personaggio o ai personaggi dei figli vedremo Troy come una persona sbagliata. Questo sicuramente non verrà cambiato durante il corso della pellicola, ma ci saranno dei barlumi che ti faranno pensare: ma è veramente così cattivo questo personaggio? È tutto da condannare, o magari c'è di peggio. E subito dopo ci pentiremo di averlo pensato. Viene lasciata in disparte la discriminazione e le difficoltà degli afroamericani, che certo sono in sottofondo, ma non sono il fulcro principale del film. E questa cosa secondo me è stata azzeccata, perché comunque il film punta da un'altra parte. La regia di Denzel Washington secondo me non è niente di che, è molto classica e descrittiva, però risulta comunque molto teatrale e ha la capacità di farci sentire come un membro invisibile e silenzioso della famiglia che vive quei momenti insieme a lei, si trova nei suoi discorsi e nelle loro vicende. Sinceramente non voglio promuovere il film a pieni voti, perché non è un capolavoro, non ci sono eccessivi difetti
effetti, ma il tono generale non è così elevato, non è certo paragonabile ad altri film a cui magari avrei un 9, un 8,5, posso giusto dargli un 7,5, un 8, forse più che un 8. Ci sono cose che non mi hanno effettivamente interessato più di tanto, la colonna sonora non è nulla di che, quasi inesistente, inutile quando c'è un'eccessiva lunghezza e pesantezza della pellicola, poteva essere un po' ridotta. Bravi però, mi sono dimenticato di dire, i personaggi secondari, ce n'è uno in particolare che è il fratello di Troy, se non sbaglio, interpretato da un attore di cui ora non mi ricordo il nome, e che rappresenta proprio questo matto che ha avuto dei problemi al cervello, e dal punto di vista corporeo e generale è stato interpretato benissimo, sembra proprio che gli sia stato cucito addosso, potrei dire quasi perfetto, logico è secondario ma comunque notevole. Il finale è adeguato secondo me alla pellicola, conclude tutto non bene dal punto di vista morale, emotivo, ma bene proprio dal punto di vista della pellicola. Potrei stare ore ad analizzare tante cose e avevo pensato anche di fare una parte spoiler, ma non mi sembrava il caso. Quando vedete il film capirete molte delle mie parole. Un'altra cosa che ho apprezzato tanto è comunque anche la trama di base, ovvero le storie passate dei personaggi che riescono a incastrarsi perfettamente, a essere il trampolino di lancio per poi la trama principale che viene sviluppata durante il film. E come questo passato viene raccontato attraverso i dialoghi di Troy, attraverso alcuni personaggi, secondo me è un modo abbastanza azzeccato, perché ben amalgamato con il tutto. Non sembrano messe lì apposta per dirti ehi guarda che è successo questo, no, c'entra tutto nella storia e sono tutte cose brutte. Guardatelo assolutamente in un momento di serietà e lo apprezzerete, però preparatevi ovviamente a una cosa bella tosta. Concludo qua questa recensione, mi scuso se è venuta un po' lunga, però ho preferito così. Vi ringrazio per la visione di questo video, non ho intanto da dirvi, sono le solite cose, di lasciare il like se volete, iscrivervi alla nostra pagina Facebook e guardare gli altri video del canale, ovviamente iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, io vi saluto e alla prossima!